credo di aver identificato due grossi vulnus. Il primo vulnus: ci sono troppi, e quando dico troppi voglio dire proprio troppi, amministratori di montagna che non sono di montagna. Se vogliamo prendere la Valle Po, gli ultimi tre comuni della Valle Po non hanno un amministratore locale. Uno arriva da Paesana, l'altro arriva da Pinerolo, il terzo arriva da Torino. Abbiamo troppi sindaci che non sono più del posto. Guardate a Ribordone, insomma, ne abbiamo tutta una serie. Ma qual è questo indice? Cosa significa? Perché è un vulnus? Perché è un problema grande? Perché significa che non c'è più una generazione che ha voglia, perché la capacità forse ce l'avrebbe, la voglia di un impegno per la comunità, la voglia di gestire gli enormi problemi quotidiani che un sindaco di montagna vuole affrontare. E poi ce n'è un secondo, molto più grave forse, o che è origine del primo, è venuta a scemare l'identità della montagna. Io non dico che la montagna abbia una propria cultura tradizionale, no, ma aveva un'identità, e attraverso l'identità che nasce lo sviluppo. I territori che hanno una forte identità hanno tutti, se non prima e poi, uno sviluppo sociale ed economico importante. La nostra montagna, questa identità, progressivamente l'ha perduta. Quindi è vero che c'è un disinteresse sostanziale da parte dei territori più forti nei confronti dei territori marginali. È vero che dal punto di vista elettorale la montagna rappresenta poco e quindi è poco ascoltata e poco rappresentata. È altrettanto vero che manca quella spinta emotiva, quella spinta culturale, quella spinta identitaria che fino a qualche anno fa ha costituito veramente la forza attraverso la quale fare degli investimenti forti, credere, addirittura contrarre dei mutui. Quanti mutui abbiamo contratto perché ci credevamo e sapevamo che attraverso quegli investimenti noi avremmo portato occupazione, avremmo portato nuove residenze, saremmo stati in grado di compensare i servizi. È chiaro che non potremo mai portare le superiori ad Acceglio. Lo sappiamo benissimo, ma sappiamo altrettanto bene che noi il modello ce l'avevamo. Quando abbiamo parlato di borse di studio per i convitti a Cuneo piuttosto che a Torino per i nostri ragazzi, sapevamo che avremmo fatto un investimento per mandarli a studiare, ma non per poi rimanere a Torino, ma tornare a casa e dare le braccia e soprattutto il cervello allo sviluppo del nostro territorio. Evidentemente sono risorse che non sono state investite perché qualcuno non ci ha creduto. Quello che mi preoccupa oggi sono i fallimenti. Quali sono i fallimenti? Non che la popolazione sostanzialmente diminuisca, cioè oramai siamo ai minimi, meno di così, ma è il tasso di vecchiaia della popolazione che ci preoccupa, il numero di giovani relativamente agli anziani, agli ultra 65 anni che ci preoccupa, perché questo è indice di scarsa imprenditorialità. Oggi le imprenditorialità sono date da pochi individui con appassionati, ecco, e dicendo appassionati dico tutto, che investono la propria vita e le proprie risorse in attività in cui credono. Insomma, in montagna qualcosa funziona, qualcosa no. Ma non è detto che funzioni
perché la montagna è molto diversa tra Bellino e Sestria, perché se tu vai nella Valle del Türres, nella Valle del Turas e vai a Türres, c'è un caro amico, Mattia Colavita, che ti tira avanti con la vita in mezzo ai denti, perché lui è in pensione, la moglie anche, i figli oramai se ne sono andati e loro vanno avanti perché ci credono. Sono a 10 minuti dal Sestria, 10 minuti dal Sestria. Ma la nostra cultura, la cultura della città, che non è la cultura della montagna, non è così, porta l'utenza ad altre decisioni, ad altre scelte. Insomma, io ho il mio più piccolo che ha 19 anni, il più alto ne ha 35, quello più grato è uno che viene in montagna, Guido è uno che... Il più piccolo, come fa a venire in montagna che arriva il sabato mattina alle 5 a casa? Non viene più in montagna, da quando ha 18 anni in montagna non ci viene più, il suo standard di vita è diverso e quindi abbiamo perso un pezzo d'utenza. Dobbiamo recuperarli, li recupereremo quando hanno superato i 30 probabilmente. Insomma, noi stiamo vivendo, indipendentemente dalle filosofie, noi stiamo vivendo veramente una discrasia forte tra città e montagna, perché è una, non dico una filosofia perché è un termine troppo, troppo importante, ma una modalità di vita completamente diversa, completamente diversa. I nostri ragazzi in montagna trovano normale d'estate fare un mestiere e d'inverno farne un altro. Trovano normale d'inverno lavorare sugli impianti sabato, domenica, Natale, Capodanno. Io sono presidente e amministratore delegato delle funivie d'Alagna. Ho tutti gli anni, quando prendo i tempi determinati, perché travaglio in quel periodo lì, ho la coda di gente che vuole venire a lavorare, ma lo sanno che lavorano tutto l'inverno e non hanno praticamente interruzioni di lavoro. È la loro modalità. In città sento amici che hanno grossi problemi a trovare personale nei ristoranti, negli alberghi, che abbiano la disponibilità di lavorare i giorni festivi. È una diversa interpretazione, è una diversa modalità di interpretare la vita, non lo so, ma sicuramente è un modo diverso di vivere, portato dalle condizioni locali, portato da tante questioni, per carità, però è una realtà. Chi vive in città non si adatta oggi a vivere con gli standard che abbiamo anche nelle valli evolute, in montagna. Non parliamo delle valli intercluse, non parliamo dei posti dove la neve non la tolgono alle 8 di mattina e non la tolgono neanche alle 11, se ce la fanno arrivano alle 3 del pomeriggio, perché è così, perché è sempre stato così. Perché con 80 km di strade la neve la togli quando riesci a toglierla. È difficile adattarsi a questi standard, a queste abitudini. È complicato, ma è ovvio che per noi è naturale, per chi arriva da fuori è un po' più complesso.